Bentrovati a Vicenza. Eccoci con un nuovo appuntamento di Vicenza, città bellissima. Anche oggi andremo alla scoperta, alla conoscenza di quelli che sono i luoghi, gli edifici della fede vicentina raccontati attraverso l'arte. In questa piccola, ma come ben recita il titolo, Vicenza, città bellissima. E per introdurvi l'argomento odierno, volevo partire dalla lettura di alcune parole scritte nel 1615 da Fra Michele Pio. Fermatevi un attimo con me. Bartolomeo, a Parigi, ottenne dal re Ludovico una spina della corona del Signore in dono per la sua città di Vicenza. Grandissima fu l'allegrezza che ne ebbe il Santo Vescovo nel vedersi degnato d'un simile tesoro, il quale soleva essere tanto caro al re che molti si stupirono come egli se la lasciasse uscire di mano. Morto di già il perfido e crudelissimo Ezzelino da Romano, si inviò l'anno 1260 col sacro suo tesoro verso l'Italia e, passate le Alpi, dopo molti travagli e pericoli, ed avvicinatosi alla patria, gli venne incontro il popolo e il clero tutto. Era nella città di Vicenza un luogo, Collo chiamato, che già era stato nido di eretici. In questo luogo fondò questo santo pastore una chiesa col titolo di Santa Corona e vi donò questa sacra spina che sotto la cura dei frati predicatori, con molta devozione, si serba ancora. E dove siamo? Siamo proprio di fronte alla bellissima chiesa di Santa Corona, una chiesa importantissima per la città, sede della preziosa reliquia della spina che ancora oggi si conserva e che poi andremo ad osservare con cura. In effetti nella città di Vicenza c'erano due importanti reliquie, una si conserva nella cattedrale, un pezzettino della croce di Cristo, e una si conserva qui. La chiesa cattedrale, dove si conservava la reliquia, officiata e gestita dal vescovo e, in mancanza del vescovo, dai canonici della cattedrale, è una chiesa invece legata all'ordine domenicano, è la chiesa di Santa Corona, con la presenza della reliquia, di questa reliquia importante donata ad un vescovo vicentino direttamente da San Luigi IX di Francia. Ecco allora che i domenicani arrivano a Vicenza nel 1260 e tra il 1260 e il 1270 si costruisce questo prezioso tempio. Si costruisce in un luogo chiamato Collo, un luogo un po' sopraelevato rispetto a quello che è oggi Corso Palladio, e qui anticamente c'erano delle residenze dei da Romano. Morto Ezzelino nel 1259 senza eredi, queste residenze, queste proprietà vengono incamerate dal comune, ed è il comune stesso che poi le donerà al vescovo per realizzare chiesa e convento annesso. In questo luogo, tra l'altro, si racconta che c'era un gruppo di eretici, i catari, che qui avevano proprio il focolaio, e i domenicani, lo sappiamo, vengono fondati da San Domenico di Guzman, ed uno degli obiettivi dei domenicani era proprio quello di combattere, di cercare di convertire proprio i catari e di riportarli in seno alla Chiesa di Roma. Allora entriamo in questa chiesa, la chiesa che raccoglie i capolavori assoluti presenti in città, da Giovanni Bellini a Paolo Veronese, ad un altare completamente intarsiato di marmo che solo qui possiamo osservare in maniera così mirabile. Venite con me. L'impianto di questa chiesa è ancora quello originario,
riflette un po' quelli che sono i canoni delle chiese cistercensi, soprattutto di ordine lombardo. La facciata in particolare è stata fortemente rimaneggiata tra il 1872 e il 1874 per opera di un architetto vicentino, Luigi Toniato, ma sostanzialmente nella parte generale ricorda ancora quella che è la facciata originaria. La chiesa, come vi raccontavo, ospita alcuni dei capolavori assoluti presenti in città. Adesso pian pianino andremo a vedere quelle che sono le opere più importanti. Di tutto certamente non possiamo parlare, ma vi renderete conto che parleremo comunque di tantissime opere d'arte che raccontano la storia, l'arte e la fede forte di questa città per questa piccola ma preziosissima reliquia. La chiesa, come vi dicevo poc'anzi, era una chiesa dell'ordine domenicano, un ordine mendicante che arriva in città nel 1200. Non è l'unico ordine mendicante che approda qui in città proprio nel XIII secolo. Anche gli agostiniani che si stanziavano nella zona di San Michele, chiesa oggi non più esistente a causa delle soppressioni napoleoniche, e poi i francescani che invece hanno fondato la chiesa di San Lorenzo. Oggi ancora visibile e visitabile e magari sarà la meta di uno dei nostri prossimi appuntamenti. Questi tre ordini mendicanti arrivano in città con un doppio obiettivo. Il primo era quello di evangelizzare il borgo e il secondo ovviamente quello di portare beneficio e agio e di aiutare tutte le persone povere e fortemente indigenti presenti in questa nostra città. Diciamo che dal monocentrismo medievale, quindi il potere che era sistemato e organizzato al centro idealmente della città e si divideva tra potere religioso e potere civile, si assiste ad un policentrismo, quindi non più solo il vescovo ma anche altri ordini che si collocavano all'interno della cinta muraria ma vicini alle porte che portavano verso il contado, proprio perché i frati avevano la necessità della predicazione, di portare il Vangelo al di fuori di quella che era la cinta muraria e quindi il nucleo della città originaria. Diciamo che le popolazioni fortemente hanno chiesto a gran voce la presenza di questi frati predicatori, perché non si fidavano di quelli che in quel momento, cioè i vescovi, venivano considerati malfidi e corrotti e molto vicino ai nobili e poco invece alla popolazione. Qui arrivano i domenicani, costruiscono chiesa e convento e adesso avviciniamoci e andiamo a osservare tutti i capolavori presenti in questo bellissimo edificio religioso. L'attuale abside venne costruita a partire dal 1479 dall'ingegner Lorenzo da Bologna e andava a sostituire una precedente abside rettilinea abbattuta nel 1478 che concludeva la navata maggiore alla maniera cistercense. Nella realizzazione dell'attuale abside naturalmente hanno istituito anche la cripta sottostante. Avviciniamoci. In questo grande e ampio presbiterio fa da cornice questo straordinario altare in marmo completamente intarsiato. L'altare maggiore venne innalzato nel terzo quarto del 1600, venne decorato completamente da una famiglia di intarsiatori fiorentini, i Corberelli, e ultimato da quattro statue di uno scultore vicentino, Orazio Marinali. Decorazioni riprendono quelle che sono le storie di Vicenza, quindi per esempio l'apparizione della Madonna di Monteberico a Vicenza Pasini avvenuta nel 1426, dove in basso si osserva una bellissima veduta aerea di Vicenza con la Torre dei Bissari, la cupola del Duomo e la Basilica Palladiana che chiaramente non poteva mancare, e ai lati Vicenza Pasini
e un santo patrono vicentino, San Vincenzo, santo titolare della Chiesa Vicentina a partire dal 1300, certamente documentato a partire dal 1300, che probabilmente venne adottato proprio per l'assonanza con il nome Vincenzo Vicenza. Ovviamente alcune storie relative alla passione di Cristo dall'ultima cena in relazione all'Eucarestia e quindi alla Messa, alla flagellazione che troviamo invece nel retro dell'altare maggiore e poi delle storie che ricordano invece l'erezione della Chiesa, quindi l'entrata a Vicenza di Bartolomeo da Breganze e la consegna molto importante della reliquia della spina da parte di Luigi IX di Francia. Ultima, naturalmente, e non poteva mancare, Cristo risorto, quindi la resurrezione, perché chiaramente dall'incarnazione poi la via della salvezza è indicata attraverso la resurrezione. Alle spalle di questo straordinario e prestigioso altare troviamo un altrettanto mirabile coro ligneo realizzato nel 1400, intarsiato in legni diversi negli anni 80 del 1400. Guardate nella minuzia, osservate con calma la perizia tecnica di questi artigiani che facevano davvero la differenza. La cripta venne edificata contemporaneamente al presbiterio soprastante. I lavori si conclusero con ogni probabilità entro il 1482. Si tratta di un vasto ambiente rettangolare, concluso con un'abside semicircolare, con una cupola ribassata e all'interno della quale si erge un altare con un gruppo scultoreo raffigurante il Cristo Redentore al centro, Luigi IX di Francia e il Beato Bartolomeo da Breganze, a firma di Girolamo Pittoni. Sul lato destro della cripta si affaccia la Cappella Valmarana. Si tratta in realtà di un sacello funebre voluto da Valmarana Leonardo sullo scadere del 1500 in ricordo del fratello Antonio. Anche se non c'è traccia documentaria, in realtà la critica unanimemente attribuisce il progetto di questa cappella ad Andrea Palladio e con ogni probabilità si tratta di un prototipo per la realizzazione delle cappelle laterali del Redentore a Venezia. Anche l'altar maggiore che c'è in questa cappella, con ogni probabilità è stato realizzato su progetto sempre di Andrea Palladio. Si tratta di un altare classicheggiante, in alto c'è l'arme della famiglia Valmarana e al centro un bel dipinto di Alessandro Maganza che raffigura la Madonna in apparizione, la Madonna con il bambino che appare a un santo, a San Giacinto. Adesso risaliamo verso la navata della chiesa e andiamo ad osservare i dipinti, le pale d'altare degli altari laterali. L'altare più noto di questa chiesa è sicuramente l'altare Garzadori. Si tratta di un grandissimo altare commissionato e voluto da un esponente di spicco dei Lanaioli di Vicenza all'inizio, proprio nel 1500, Giovan Battista Garzadori, a seguito di un voto formulato in Terra Santa. Ecco allora che siamo di fronte a questo altare. Chiaramente quello che spicca in assoluto è la pala realizzata da Giovanni Bellini, sempre all'inizio del 1500, che effigia il battesimo di Cristo, quindi il momento principe del santo eponimo del Garzadori.
Cristo sta uscendo dal Giordano nel momento in cui viene battezzato da Giovanni Battista e nel cielo si apre quella voce tonante che è la voce di Dio. Sotto al volto luminoso di Dio, lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, ma quello che appare ai nostri occhi non è solo la beltà della cromia, la qualità pittorica che interpreta Giovanni Bellini, che è assolutamente indiscutibile, ma è anche tutta la simbologia che porta con sé questo dipinto, che racconta una storia che viene narrata attraverso le parole degli evangelisti. E cominciamo da questo Giovanni Battista. Giovanni Battista è rappresentato stante, in piedi, ma con le ginocchia leggermente curvate, in segno chiaramente di umiltà di fronte a Gesù Cristo. Nelle mani reca un cartiglio con Ecce Agnus Dei, quindi le prime parole che accompagnarono la veduta di Cristo. È vestito con un mantello verde, un simbolo di vita e di speranza, e nella mano reca quella che è questa ciotola con la quale battezza non ad immersione, bensì ad infusione Cristo, da cui scendono poche gocce proprio sul capo del Salvatore. Ai piedi di Giovanni Battista troviamo qualche spiga di grano, simbolo chiaramente del pane eucaristico, una pianta di fragole, un simbolo paradisiaco, ma la cosa più interessante sono quei rami tagliati. In ripresa alle parole del Vangelo di Luca e alle parole stesse di Giovanni Battista, quegli alberi che non daranno buon frutto verranno tagliati e gettati nel fuoco. Ma se voi osservate con cura, in basso, proprio di fronte a noi, troviamo un ramoscello tagliato secco, mentre vicino ai piedi di Giovanni Battista troviamo sempre un albero tagliato, ma con un virgulto di vita. E quel virgulto di vita viene propriamente dal battesimo. Al centro, quindi, il nostro Gesù Cristo. Un Gesù che guarda direttamente negli occhi il fedele, con questo volto luminoso, un Cristo sole, il nuovo sole dell'umanità, rappresentato e effigiato come fosse una statua greca, un vero Apollo, con le mani incrociate al petto e quelle gambe che riprendono un po' la forma chiastica delle statue antiche greche. E invece alla destra troviamo tre donne. Queste donne possono essere rappresentative dei diversi personaggi. Quasi sicuramente interpretano le virtù teologali, fede, speranza e carità. La fede è vestita di oro con le mani giunte, la speranza è inginocchiata con questo bel mantello blu, segno della speranza, dell'eternità, della vita eterna. E la carità invece porta quella che è la veste di Cristo, il rosso della carità. E se voi osservate, allarga le braccia in segno proprio di accoglienza. In alto troviamo Dio Padre e lo Spirito Santo, e quindi queste tre virtù teologali accompagnano e aiutano il fedele a riconoscere e a comprendere quella che è il mistero della Trinità, composta da Gesù, dallo Spirito Santo e da Dio Padre. E se voi osservate, se aveste idealmente la possibilità di chiudere a metà questa pala, troverete che il centro perfetto passa attraverso le braccia di Cristo, il suo volto luminoso, il becco della colomba dello Spirito Santo e poi più in alto Dio Padre. E Dio Padre ha la stessa fisionomia di Cristo, solamente invecchiato, perché noi cristiani possiamo rappresentare Dio. Se pensate bene, Dio è irrappresentabile. Ci sono molte culture religiose, infatti, che non lo rappresentano. Nell'Islam, nell'ebraismo possono rappresentarlo. E perché noi cristiani lo possiamo fare? Beh, questa è la sostanziale e importante regola. Nella Bibbia infatti sta scritto che l'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza, ed è per quello che l'artista, in maniera mirabile, ha cercato di rappresentare con lo stesso volto Dio e Cristo. Ma i simboli non sono finiti qui, ce ne sono ancora tantissimi. Allora vi invito ad osservare
Alle spalle di Giovanni Battista c'è un antro vuoto, un sepolcro vuoto. Sopra a questo antro, a questo sepolcro vuoto, c'è la palma. La palma era simbolo della vittoria per i romani ed è simbolo della cristianità. Quindi, come si sconfigge la morte? Attraverso il battesimo. E attraverso il battesimo si può raggiungere la Gerusalemme celeste, che è rappresentata invece dall'altra parte, sopra alle tre entità teologiche. Concludo questa piccola spiegazione con un curioso particolare che forse avrete già notato. Sopra al nostro albero tagliato, albero spezzato, troviamo un particolare curioso, un pappagallo dalle piume rosse. Il pappagallo è sempre stato simbolo nella cristianità sia della Vergine, sia della purezza legata anche al battesimo. Ma in questo caso quasi sicuramente fa riferimento invece alla figura di Giovanni Battista. Si legge infatti nel Vangelo, dalle parole utilizzate dal profeta Isaia, quando parlò proprio della venuta di Giovanni Battista, voce che grida nel deserto. Ecco, quella voce che gridava nel deserto era Giovanni Battista, che era venuto per preparare le strade a Cristo, e quindi il simbolo di eloquenza è proprio il simbolo di Giovanni Battista. Questa è un'opera ritenuta dai più un capolavoro assoluto di tutti i tempi. Ce ne sono diversi capolavori in questa chiesa, infatti io adesso mi sposterei e andrei a vedere un altro artista, in questo caso veronese, Paolo Cagliari, detto il Veronese. Eccoci qui davanti a questo straordinario dipinto, un dipinto realizzato negli anni 70 del 1500 per volontà di un vicentino, Marcantonio Cogollo, realizzato da un famosissimo pittore veronese, Paolo Cagliari, detto per l'appunto il Veronese. Sappiamo che il Veronese era un pittore eccentrico e molto ironico. In realtà in questo dipinto realizza l'adorazione dei magi e lo fa cercando di mantenersi integro e a contatto con quello che è il testo evangelico. Ma non manca di puntualizzare con la sua ironia e con il suo sarcasmo alcuni elementi particolari. Il corteo dei magi, vedete, è un corteo magnifico con questi abiti, con queste stoffe realizzate a punta di pennello con una sapienza tecnica che sembra quasi di poter accarezzare la dolcezza del velluto. Ma osservate con attenzione per esempio il bambino. Gesù bambino è in braccio ad una Madonna splendida, eterea, con un volto bello, femminile. Alle spalle questa colonna che sicuramente enfatizza il suo essere la regina del figlio di Dio. E Gesù bambino viene baciato sul piedino dal mago Canuto, che gli è inginocchiato di fronte. E guardate il suo viso che quasi sembra essere ritroso verso questo bacio, quasi gli dà fastidio, forse gli solletica un pochino il piedino. All'interno però di questa bellissima immagine la vera protagonista è la luce. Questa luce che squarcia il cielo notturno, segno indiscutibile dell'Epifania di Dio, sottolinea le eleganti membrature architettoniche di questo tempio classico circondato e racchiuso da questa capanna, una capanna di legno, e sempre la luce, se voi osservata, va a identificare tutte le piccole sconnessioni delle travature di legno. Ecco, Questa luce che stria il blu di fondo è una luce divina ed è la luce che ci fa capire che è nato il Salvatore, il Figlio di Dio. Di fronte a noi c'è un'altra immagine delle bellezze che ci accompagnano all'interno di questa chiesa, un'immagine di Lorenzo Veneziano, ma sistemata e, diciamo così, restaurata all'inizio del 1500 da un pittore vicentino, Marcello Fogolino, che accompagna con la veduta della Madonna dell'Umiltà, una splendida e luminosa veduta vicentina. Allora, sedite, vi accompagno a vederla. Un'antica
basilica di grande e lunga devozione questa, chiamata dai vicentini la Madonna delle Stelle. In effetti anticamente era un dipinto quadrangolare realizzato in tela da Lorenzo Veneziano e realizzato proprio per questa chiesa. Attorno a questa immagine della Madonna dell'Umiltà, quindi una Madonna che allattava con il bambino in braccio, seduta su un tappeto di erba e fiori, circondata dai cherubini con uno sfondo dorato, doveva esserci una preghiera dedicata a Maria. All'inizio del 1500 viene chiesto ad un pittore vicentino, Marcello Fogolino, di reinterpretare, modernizzare questa antica icona e quindi vengono dipinti tutti gli angeli musicanti in questa cortina di nubi e colori, il Titulus in altro Regina Cieli. Viene interpretata questa luminosissima veduta di Vicenza ai piedi di Maria e quindi viene dato un risalto diverso a questa antica icona. Il manto della Madonna viene cosparso di stelle e da lì viene denominata Madonna delle Stelle. E questa bellissima immagine vicentina ci ricorda com'era Vicenza prima dell'intervento di Andrea Palladio. Infatti, se voi osservate, vedete il retrone in primo piano con la porta Lupia, che oggi non esiste più. Al centro troviamo la sventante Torre dei Bissari e vicino la basilica, ma non la basilica palladiana, la basilica con le antiche logge dell'architetto Formenton, che poi sono state sostituite dalle logge di Andrea Palladio. E invece più a destra troviamo la torre di Piazza Castello, che accoglie tutti i cittadini e le persone che vengono a visitare Vicenza e che arrivano da Verona. A lato, fuori dalla cinta muraria, la Basilica di San Felice. Tra la Basilica di San Felice e la città e le mura della città, solamente alberi, prati e il Campo Marzio, che si vede molto bene con quel casone al centro. Ora, questa immagine mariana di lunga e antica devozione era originariamente una Madonna dell'Umiltà, quindi un'icona legata soprattutto al mondo domenicano. Ma poi non è solo questo, diventa una Regina Cieli all'inizio del 1500. In realtà era anche quella donna dell'Apocalisse interpretata come la Madonna. Se voi vedete, infatti, è vestita di sole e appuntato sotto al collo ha un'immagine del sole. Era cinta e coronata da 12 stelle e ai piedi, ancora oggi, si può vedere la luna sotto i suoi piedi. Ma non solo. A tutti gli effetti può essere interpretata anche come la Madonna della Misericordia. La Madonna della Misericordia è quell'iconografia legata a Vicenza, in particolare la Madonna di Monteberico, di quella Madonna che allarga il suo manto e accoglie tutti i fedeli. E qui la Madonna non allarga solo il manto, non allarga il manto solo ai fedeli vicentini, ma sotto il suo patronato troviamo un'intera città, la città di Vicenza. Questa chiesa accoglie tantissimi capolavori, ve l'ho detto e ve l'ho ripetuto tante volte oggi. Non riusciamo a vederli compiutamente e descriverli tutti, è impossibile. Però vi invito a venirli a vedere. Abbiamo una bella cappella, la cappella dedicata al Rosario, dove sono presenti tantissimi dipinti della Bottega dei Maganza che fanno riferimento alla battaglia di Lepanto. Poi abbiamo un dipinto luminosissimo di Bartolomeo Montagna che interpreta la Maria Maddalena in trono circondata da santi, una vera e propria preghiera voluta dalla committente Piera Porto, che voleva essere effigiata Maria Maddalena perché in questo caso è interpretata come la mirrofora, colei che ha portato la mirra e quindi simbolo della resurrezione di Cristo. E questa preghiera era per lei, che era vedova, ma anche per il marito, che era morto. Ma io vorrei concludere questa visita con la visione della reliquia della spina e con il reliquiario che da secoli la conserva e la custodisce. E quindi ci portiamo verso le sacrestie per osservarne la meraviglia. Nel 1255 Bartolomeo da Breganze viene nominato vescovo di Vicenza da Papa Alessandro IV, ma non può entrare in città,
perché qui c'era il tiranno Ezzelino da Romano, che gli impediva di prendere in consegna la propria diocesi. E allora viene mandato come nunzio apostolico a Londra. Nel 1259 viene raggiunto proprio a Londra dalla notizia che Ezzelino da Romano era morto senza lasciare eredi diretti e quindi in fretta e furia cerca di rientrare a Vicenza. Nel passaggio, nel rientro, si ferma a Parigi, in Francia, per salutare il suo amico Luigi IX di Francia, conosciuto quando era vescovo di Limassol a Cipro e durante quindi le crociate. Lì il Luigi IX di Francia gli consegna due importanti reliquie, gliele dona: un pezzettino della croce di Cristo e una spina della corona, che quando Bartolomeo entrerà a Vicenza si porterà appese al collo, così come abbiamo sentito all'inizio di questo nostro appuntamento, riportano le fonti documentarie. Nel 1259 arriva questa preziosissima reliquia e viene costruita un'intera chiesa affidata all'ordine domenicani, l'ordine di Bartolomeo da Breganze, per custodirla in tutta sicurezza. E viene incastonata inizialmente in un gioiello, in una piccola capsella circolare, dove all'interno è proprio conservata ancora oggi questa preziosissima ma piccolissima reliquia. Non dovete immaginarvi una spina di un rosetto, ma quella di un rovo, quindi un sottilissimo pezzettino di legno. E questa, che inizialmente era una piccola capsella, un piccolo gioiello portato al collo da Bartolomeo da Breganze, diventa un vero e proprio reliquiario nel corso del tempo. Nel 1260 viene realizzata la corona circolare che vedete alle mie spalle e nel corso del 1300 e 1400 viene realizzato tutto il reliquiario a forma, una forma strana, una forma particolare. Non è un solito reliquiario a fiala, ma è la forma di un albero, l'albero della vita. E qui sia il piede che il fusto che le braccia di quest'albero vengono realizzate entro probabilmente il XV secolo. Negli smalti ai piedi di questo prezioso reliquiario sono rappresentati tutti i protagonisti della storia, da Bartolomeo da Breganze a Luigi IX di Francia, chiaramente a Cristo coronato di spine e poi alcuni tra i santi più importanti domenicani, San Domenico di Guzman per esempio e San Pietro Martire. Nel 1800 viene ripristinato, restaurato e rimaneggiato questo reliquiario, ma dal 1260 è qui a Vicenza, segno tangibile di questa nostra devozione, segno tangibile della presenza di una reliquia importante di Cristo qui a Vicenza. Da Santa Corona direi che è tutto, vi invito a venire a vedere questa chiesa che è tra le più belle che abbiamo qui nella nostra città berica e vi do appuntamento per una prossima puntata alla scoperta della fede, dell'arte e della devozione a Vicenza. A presto!